Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi questo album, l'ultimo album scrambooking che ho fatto. Un album relativamente semplice, vedrete che mi è alla portata anche di chi non ha mai fatto lavori di questo tipo. Potrebbe anche, anzi, essere proprio un lavoro con cui iniziare questo genere di progetti. Per la realizzazione ho utilizzato l'album di Ciao Bella, The Sound of Autumn, che è un album molto bello, vedrete poi all'interno nelle pagine, molto colorato, veramente un album particolare. Infatti diciamo che l'album a mio parere è venuto comunque carino, ma la struttura è veramente molto molto semplice. È stato poi l'album con tutti i suoi colori, con tutte le sue pagine a renderlo così particolare. Comincerei con il farvi vedere i particolari della copertina. Qua ho utilizzato chiaramente tutti i particolari che ho ritagliato dal mio album, ho aggiunto giusto delle foglie che ho fustellato su della carta da libro e che ho poi colorato con i colori che erano più attinenti ai colori del mio album, e questo particolare in legno e qualche fustella, ma diciamo che il 99% è stato proprio tutto ritagliato e incollato, preso tutto dall'album. Come vi dicevo, la struttura di questo lavoro è molto semplice perché, a differenza di tutti i miei, diciamo, altri album, la maggior parte dei miei album, non ho fatto la struttura con il cartoncino rigido, ma ho utilizzato dei semplici fogli di cartoncino spesso a 4. Per questo vi dico che è un lavoro molto semplice, che potrebbe essere proprio un buon inizio per chi vuole cimentarsi in questi lavori. Praticamente il retro della copertina è questo, il retro sì, dell'album è questo. Ho utilizzato le stesse foglie che ho fustellato su carta da libro, e come vedete qua c'è la prima delle tag con tasca che ho realizzato nel mio video precedente. Vi avevo detto che le avrei utilizzate in qualche modo, le avrei inserite in qualche modo nel futuro album, e questo è stato insomma il modo che ho pensato. Questa l'ho incollata, diciamo, sul retro della cartellina della copertina, e oltre ad essere una tag con la tasca in cui andrò poi ad inserire delle tag, e anche eventualmente un supporto per darvi la possibilità comunque di incastrare anche una foto. L'ho solo incollata nella parte esterna, come poi vedrete nella realizzazione. Apriamo il nostro album. Allora, ho utilizzato del nastro, del semplice nastrino per chiuderlo. Allora, praticamente vedete anche qui le solite foglie che ho fustellato su della carta di libro, e qua non ho messo nient'altro che un pezzo di nastro di juta per abbellire un po'. Allora, l'album è strutturato in questo modo: sia sul lato destro e sul lato sinistro due pagine identiche, diverse tra di loro ma identiche da ambo i lati. Quindi, qua vedete un'altra tag che ho utilizzato di quelle che avevo fatto, sempre con lo stesso sistema, cioè che mi permettono di inserire un'eventuale fotografia. E qui all'interno della tasca si possono inserire delle tag, o quello che volete. Allora, la prima pagina dell'album è semplicemente realizzata in questo modo. Praticamente ho creato questa specie di tasca. In realtà non è una tasca, ma la calamita che mi serve per fermare un'eventuale foto che si può incollare su questa pagina. E dietro, visto che aveva l'album a questi particolari grandi, molto belli, mi è piaciuto utilizzarli in questo modo. Quindi ho creato delle tasche dove poter mettere tag, foto, quello che volete. E dopodiché ho utilizzato il cartoncino di questo colore, vedete, della struttura, per abbellirla. Ho semplicemente dato un po' di stencil, con uno stencil un po' di colore che richiamava i colori della mia carta, giusto per abbellirla un po'. Quindi la prima pagina è questa, con questa pseudo tasca con la calamita, e la seconda pagina invece è fatta in questo modo. Praticamente abbiamo qui, ho creato una tasca dove inserire foto o tag, e poi la mia pagina si apre in questo modo, c'è sempre la calamita per tenere ferma un'eventuale foto,
e ho incollato, diciamo, le parti dell'album che erano più grandi, in modo da dare continuità anche sulle mie pagine. Vedete, questa era una pagina unica, ho fatto che l'ho fatta in questo modo, in modo da non spezzare le pagine, ma riuscire comunque a dare continuità al disegno come era nell'album, perché mi piaceva molto. Quindi queste sono le due tipologie di pagine che troviamo anche dalla parte sinistra. Adesso vi faccio vedere. Il retro non ho fatto nient'altro, appunto, che incollare una parte dell'album. Come vi ho detto prima, ho ritagliato questo disegno perché li trovavo bellissimi e quindi li ho sfruttati proprio per creare i supporti per le foto. Qui c'è un'altra delle mie tag di cui trovate la realizzazione sul mio canale, e qua c'è l'altro lato. Quindi abbiamo di nuovo la mia pagina che si apre in questo modo, dove ho utilizzato sempre tutta una pagina dell'album dove ho dato continuità al disegno perché mi piaceva farlo. Qui supporto ritagliato per inserire tag o foto, e da questa parte di nuovo ho strappato questo particolare per creare questo tascone dove poi si può inserire o la foto o quello che volete. E l'altra pagina, a differenza, diciamo, di quella che ho creato qui a destra, ve la faccio vedere, ho semplicemente incollato il supporto per creare questa pseudo tasca che fa da fermaglio dalla parte opposta, giusto per cambiare un po'. Anche qui ho di nuovo utilizzato tutto un particolare della carta che continua, e qui ho utilizzato, giusto per abbellire un po', ho attaccato delle tag che ho sempre fatto con carta tinta unita e sempre con della carta dell'album, giusto così per dare un po' di movimento. E poi dietro la mia pagina di nuovo abbiamo un pezzo che ho strappato con un disegno che mi piaceva per creare un tascone per inserire foto o tag, e sull'ultima parte ho incollato di nuovo, sempre come fermo foto e come tasca per inserire eventuali tag, la mia ultima tag, di cui trovate sempre il video sul mio canale. Quindi vedete, questo è l'album. Dopodiché io l'ho pensato di chiudere in questo modo, alternando le pagine, così. E ho fermato giusto semplicemente con un nastro. Quindi avete visto che la struttura è semplice, tutto l'album è semplice e relativamente veloce, quindi è veramente una cosa che potete fare anche se non avete mai fatto lavori di questo tipo, perché direi che è semplicissimo. Vi faccio solo rivedere un po' nel dettaglio, magari un pochino più lentamente, la copertina. Ho utilizzato dell'album il riccio e questo. E questi funghi, perché mi piacevano tantissimo. E detto questo, diciamo che non ci resta che passare alla realizzazione vera e propria di questo progetto. Per realizzare questo album, a differenza della maggior parte degli album che faccio, dove utilizzo del cartoncino, spesso un millimetro e mezzo, che fodero poi con della carta, eccetera, eccetera, in questo caso ho utilizzato del cartoncino sottile. E nello specifico ho utilizzato esattamente 6 fogli A4, quindi sapete che con 6 fogli A4 potete realizzare struttura e interno di questo album. Fogli A4 che ho tagliato e piegato in questo modo. Allora, per l'esterno della copertina ho utilizzato 2 fogli A4 che non ho minimamente tagliato, quindi sono rimasti così interi. E cosa ho fatto? Ho fatto un piego a 15 centimetri e un piego a 18 centimetri sul primo foglio. Dopodiché sull'altro foglio ho fatto un piego a 9 centimetri e mezzo e un altro piego a 12 centimetri e mezzo. Questo perché praticamente, poi lo vedrete in fase di montaggio, io cosa vado a fare? Vado ad accavallare di 3 centimetri e mezzo
i miei due fogli in questo modo. Quindi incollerò le mie due pagine in questo modo, accavallandole di 3 cm e mezzo. E questa sarà la mia struttura esterna dell'album, che sarà in questo modo, vedete così. La parte più lunga andrà dentro e la parte più corta andrà fuori. Quindi ho lasciato, diciamo, questi 3 cm sul lato, che saranno il bordo del mio album. Quindi questa è la struttura dell'album. Per quanto riguarda invece le pagine, ho fatto, diciamo, sono 4 pagine, 2 di un tipo e 2 dell'altro. Quindi per realizzare il primo tipo di pagina non ho fatto nient'altro che di nuovo prendere il foglio A4, non l'ho tagliato assolutamente, ho semplicemente fatto un piego a 1 centimetro e a 18 centimetri. E questo ne ho fatto due pagine chiaramente, quindi per due. Questo perché? Perché io creerò una pagina che sarà fatta in questo modo. Andrò ad incollare poi la mia pagina qui nei miei 3 centimetri e questa diventerà un tipo di pagina del mio album. Per quanto riguarda invece la seconda pagina, abbiamo di nuovo due pagine uguali perché io farò la stessa cosa sia a destra che a sinistra del mio album. Quindi vado a creare l'altra pagina in questo modo. Allora, con un pezzo, sempre per fare questo è necessario un semplice foglio A4. Quindi vado a tagliare il primo pezzo a 18 centimetri e sarà 18 per 21. Quindi questo è un foglio A4 intero. Quindi l'altezza 21 è standard del foglio A4, quindi vado a tagliare a 18 e poi vado a fare un piego a 1 centimetro sul lato corto. Invece con il pezzo che mi rimane del foglio A4 cosa faccio? Taglio un pezzo di cartoncino da 17, scusate, per 12, dove anche qui nella parte più lunga da 17 vado a fare un piego da 1 centimetro. Dopodiché ho fustellato, vedete, per abbellirlo un po', questo lato lungo dall'altro lato con una fustella. Chiaramente stiamo di nuovo parlando di fare questo per 2 volte. Perché cosa vado a fare? Poi vi faccio vedere così assemblato molto velocemente come viene l'album per rendere più chiare le idee. Allora, questa pagina verrà realizzata in questo modo. Andrò ad incollare questa parte da un lato o dall'altro della pagina per creare un'apertura così, e dall'altra parte andrò di nuovo anche qui a montarlo sui miei 3 centimetri. Quindi avrò la mia pagina fatta così. Adesso ve la faccio vedere, la mia pagina che si aprirà in questo modo, una così, e invece l'altra pagina che è aperta si aprirà in questo modo perché era un foglio completo. Questo lo faccio sia a sinistra che a destra e quindi avrò due pagine di questo tipo e due pagine di questo tipo. Quindi, tagliati i nostri fogli per realizzare sia la copertina che l'interno, andiamo ad incollare il tutto per avere copertina e struttura finita, prima di andare poi a ricoprire con la carta dell'album. Questo è struttura e pagine montate. Praticamente verrà in questo modo. Allora, questo è il nostro album chiuso, così. E
Poi chiaramente una volta attaccate le pagine dell'album verrà tutto molto più rinforzato, anche se adesso sembra un po' ballerino, ma non sarà così. E una volta aperto l'album abbiamo praticamente una pagina fatta con questa letta che si apre in questo modo, la seconda pagina fatta così e idem da questo lato. Pagina con la letta che ho fatto aprire da una parte sopra e da una parte sotto, così giusto per dare un po' un motivo un po' diverso, e l'altra pagina con il foglio A4 che ho direttamente girato. Quando le chiudiamo, le possiamo chiudere in questo modo, una e una, così rimangono più regolari. Questo è album, struttura e pagine. All'interno qui vedete ho messo ancora del biadesivo, giusto per rinforzare la parte dove sono andata ad accavallare dei 3,5 cm che vi ho detto, le due pagine A4 che hanno formato la copertina. In questo modo praticamente ho lasciato uno spazio tra della pagina, diciamo, frontale, che è di 17,5 cm. Quindi vedete che la struttura di questo album con le sue pagine è una cosa molto semplice. E dopodiché, fatto questo, non mi resta nient'altro che andare a decorare il mio album con tutti i fogli che ho ritagliato dall'album di Ciao Bella, che mi serviranno per decorarlo. Thank you.
Anche il video di oggi è terminato. Come avete potuto vedere, questo è un album molto semplice, cioè può, magari chi non ne ha ancora mai fatto uno, insomma, è una cosa semplice e veloce con cui ci si può avvicinare a questo tipo di lavori. E diciamo che è stato un po' l'album talmente particolare, talmente ricco, che poi mi ha reso bello l'album, perché poi come struttura, come resto, è tutto direi alquanto semplice. E comunque, nel caso in cui ci fossero dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile, come dico sempre. E se anche questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like o un commento, così saprò se procedo bene con il mio canale. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!